Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo entrati nel mese di giugno consacrato al cuore di Gesù, l'unico cuore veramente pieno di Dio, l'unico cuore dove la presenza di Dio, la gioia di Dio regnavano sovrani. Parliamo del cuore umano di Gesù, del cuore di Dio nella natura umana. Gesù ha voluto avere un cuore d'uomo, o meglio Dio ha voluto sentire col cuore dell'uomo, perché nel cuore dell'uomo si decide il bene e il male. Nel cuore dell'uomo si gioca il suo destino. Il cuore dell'uomo è il centro della conoscenza. È vero che la via della conoscenza per l'uomo è la mente raziocinante, la quale cerca e attraverso cause ed effetti si orienta verso il bene, verso il vero. Però l'altra via di conoscenza più profonda è il cuore. È il cuore che indovina, il cuore che trova, è quella intuizione profonda che scaturisce dal profondo dell'uomo e lo porta alla conoscenza del bene e del male. Le due vie, quelle della mente e quelle del cuore, quando sono regolate dallo spirito, allora funzionano bene. Quando invece non c'è lo spirito di Dio dentro l'uomo, la ragione e il cuore possono seguire vie diverse, possono essere anche intasate e condurre fuori strada. Ecco perché questa mattina vogliamo invocare lo Spirito del Signore perché scenda dentro il nostro cuore e lo rende simile al cuore di Gesù, che è il prototipo dei cuori rinnovati. Io vi aspergerò di acqua pura e sarete purificati. Io vi darò il cuore nuovo. Toglierò il cuore insensibile, il cuore corrotto, il cuore indurito, il cuore di pietra, incapace di atti, di conoscenza e di amore. E vi darò il cuore nuovo, sensibile, capace di conoscere, capace di amare, capace di relazionare. Però il cuore nostro è inquinato. Gesù, parlando del cuore, ci parla delle 12 tendenze cattive che si annidano nel cuore. Gesù ci dice che ogni perversità è dentro il cuore dell'uomo e deve essere purificato, deve essere lavato, perché lo Spirito di Dio non abita nel cuore inquinato, ma è lo stesso Spirito di Dio che fa questa prima operazione, perché questa via di conoscenza intima e profonda di Dio, del mondo e di se stesso, questo cioè sentiere di conoscenza possa essere libero da qualsiasi inquinamento e il cuore nostro possa nella conoscenza posarsi sul vero, sul bello, sul buono. Invochiamo il cuore di Gesù, prototipo di ogni cuore. Gesù stesso diceva: Figlio, dammi il tuo cuore.
ed egli stesso additando il suo cuore dice: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Abbiamo davanti ai nostri occhi il cuore di Gesù, questo cuore dove abita la pienezza della divinità, la pienezza dell'umanità, dove trova posto il Padre, il Figlio e lo Spirito, dove trovano posto gli uomini che furono, sono e saranno il cuore più largo del mondo, il cuore che abbraccia l'universo. È in questo cuore che noi dobbiamo trovare la nostra purificazione, la nostra illuminazione, la nostra via di conoscenza, la nostra consolazione, la nostra vita. O cuore di Cristo, noi ti invochiamo in questo momento. O cuore squarciato di Cristo, da cui scende acqua e scende sangue, noi ti presentiamo i nostri cuori. Siene bagnati i nostri cuori dall'acqua che sgorga dal tuo costato, che è l'acqua dello Spirito. Io vi aspergerò di acqua pura. L'acqua pura ce l'hai soltanto tu ed è il tuo Spirito. Signore Gesù, aspergici con l'acqua pura del tuo Spirito e noi questa mattina saremo purificati da tutte le vostre sozzure, come dice la Scrittura. Saremo purificati tutti i nostri idoli, come dice la Scrittura. Signore Gesù, caccia fuori dal nostro cuore tutto ciò che è immondo, tutto ciò che è cattivo, tutto ciò che la natura corrotta ha seminato dentro di noi, tutto ciò che il demonio ha posto dentro di noi, tutto ciò che gli uomini cattivi hanno deposto dentro di noi. Liberaci, o Gesù liberatore, libera il cuore nostro di tutti i pesi, da tutti i gravami, da tutte le sozzure, da tutto ciò che ci aggrava e impedisce la conoscenza di te, la conoscenza di noi, impedisce il gaudio, la gioia e la vita. O cuore di Gesù, noi ti invochiamo, prototipo di ogni cuore, archetipo del cuore rinnovato, del cuore nuovo. O cuore di Gesù, noi ti invochiamo in questo momento e ci prostriamo davanti a te in muta adorazione. Ria nua iera na io io e li amana shore nua li ia li ana io re nia na io la no. Apri il tuo cuore, apri il tuo petto, io voglio entrare dentro il tuo cuore. Non nascondere il tuo volto, non nasconderti davanti a me. Io voglio entrare nel tuo cuore,
Iuri mia na iuri e na iuri ane, sciara na iuri ano, murio a sciri ana iuri alo, iusciama e iarani alirono. Ecco, io manderò il mio messaggero a preparare le vie davanti a me, ed entrerà nel suo tanto tempio il Signore, quel Signore che voi sospirate. Ecco viene, dice il Signore, chi sopporterà la sua venuta? Egli viene a purificare i figli di Giuda, egli viene a fondere e a purificare con la lascivia della Vandai il vostro cuore, perché possa essere sede di Dio e possa offrirsi ancora l'ostia pura secondo giustizia. Iti manuna shirone yuareni analayo. Ecco, fratelli e sorelle, apriamo le porte al Signore. Egli entra nel suo santo tempio, nel tempio del nostro cuore, viene per purificare con la lascivia della Vandai, viene a purificare con l'acqua pura il nostro cuore. Apriamo il cuore, apriamo il cuore a colui che vuole purificarci e vuole salvarci. Ecco, l'angelo del Signore viene, viene dentro di noi. Nessuno chiude i battenti, ognuno apre il suo cuore. Io voglio entrare, dice il Signore. Vi aspergerò di acqua pura e sarete purificati. Vi darò un cuore nuovo. Ecco, sgorga dal Tempio Santo di Dio l'acqua che purifica, e dovunque entrerà quest'acqua porterà salvezza. Alleluia. Alleluia. Voi non sapete
Che cosa c'è nel vostro cuore? Vi sono animali selvatici che fanno sentire il loro grido, fanno notare la loro presenza, lasciano i segni della loro dimora. Aprite il cuore, perché il Signore vuole cacciare fuori dai cuori questi animali nocivi, in modo che non si sentano più i bramiti di queste fiere, le grida di queste fiere, che sono le passioni, che sono i richiami, che sono tutte le voci degli istinti. Il Signore vuole cacciare fuori dai vostri cuori questi animali nocivi, vuole cacciare il Signore il gufo e il corvo che fanno dimora dentro di voi. Il Signore stenderà su di voi la sua mano, egli vi libererà da tutti quelli che vi abitano, sradicherà dal palazzo del vostro cuore le spine, le ortiche, i cardi, in modo che il vostro cuore non sia più una tana di sciacalli, un recinto per struzzi. In voi ci sono gatti selvatici che si incontrano con iene, ci sono satiri che si chiamano a vicenda, ci sono anche civette e vi trovano tranquilla timora con gli altri uccelli rapaci. In voi si annida il serpente saitone, che depone le sue uova e li cova, e quando sono schiuse queste uova dell'impurità, e allora tutta la casa è infestata. In voi si annidano gli sparvieri e si chiamano l'un l'altro per farvi stornare nella retta via. Ecco, tutti sono radunati dentro di voi. Cercate nel libro del Signore e leggete, nessuno di essi vi manca. Ci sono tutti, ma io verrò, io spazzerò dentro il vostro cuore, il mio spirito sarà dentro di voi ed io vi aspergerò di acqua pura, là dove si sdraiavano gli sciacalli, come dice la scrittura. Ci saranno giunchi, ci saranno fiori, ci saranno vegetazioni nuove, là dove c'era il guasto per gli animali acquatici, lì scaturiranno acque e scorreranno torrenti. Là dove c'era aridità, ci sarà l'acqua pura, la terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso si muterà in sorgenti d'acqua, i luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ed io vi darò un cuore nuovo, un cuore santo, il cuore mio, dice il Signore. Ecco, fratelli e sorelle, invochiamo la mano del Signore, lasciamo il cuore aperto, perché il Signore vuole entrare, vuole cacciare via dal nostro cuore tutti questi animali che vi si trovano, che gridano, che fanno sentire la loro voce, che si richiamano l'un l'altro. Il Signore vuole far abitare dentro di noi Lui e la sua bontà, la sua misericordia, il suo amore, la sua mansuetudine, la sua obbedienza, la sua umiltà, la sua purezza, la sua dolcezza. Vuole dare vita nuova a noi, vuole ripulire il palazzo del nostro cuore, vuole farvi abitare tutte le sante virtù, la fede, la speranza, la carità,
le quattro virtù cardinali e tutte le altre virtù, perché il vostro palazzo, il cuore, è il palazzo del Signore, è la casa del Signore, che deve essere abitata da Lui e dagli angeli santi. Alleluia! O Signore, entra nel mio cuore questa mattina. Entra nel mio cuore. Io vengo nel tuo cuore e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò e cenerò con lui. Anzi, lo farò sedere sul mio trono. O Signore Gesù, noi ti apriamo il cuore. Tu verrai con l'acqua pura del tuo spirito, laverai tutti i meandri del mio cuore e mi inonderai di luce e di amore, mi riscalderai, mi darai la gioia, la pace, la vita, la bontà, la mitezza, produrrai dentro di me tutti i frutti del tuo spirito e io godrò in pace nella luce che emana da te, nell'amore che emana da te. Alleluia. E adesso ci auguriamo il cuore nuovo e facciamo il bel canto del cuore nuovo, auspicando che quello che noi cantiamo, quello che noi desideriamo per la potenza di Dio diventi una realtà. Il Signore vuole entrare nel tuo cuore, fratelli o sorella, vuole soltanto che tu gli apri la porta, non lo lasci fuori. Vuole entrare nel tuo cuore, vuole portare cose nuove, vuole portare luce, purezza, santità di vita, vuole portare amore. Là dove si sdraiavano gli sciacalli, dove c'era il gufo che si lamentava, dove c'era la civetta, dove covava le sue uova il serpente saettone, là in questo tuo cuore vuole abitare lui con i suoi angeli santi. Ti vuole dare la sua umiltà, la sua bontà, la sua obbedienza, la sua purezza, il suo profumo. Apri soltanto il tuo cuore, questo ti dice il Signore, e vi troverai un cuore nuovo per la potenza di Dio, non perché tu puoi fare nulla, perché tu non puoi fare nulla, soltanto puoi aprire la porta, tutto verrà il Signore. Ma apri il tuo cuore, fratelli o sorella, e vedrai che entrando il Signore porterà cose nuove, cose nuove. Egli metterà il suo spirito dentro di voi, che è spirito di novità, spirito di vita. Alleluia. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito. Il tuo cuore ritenga le mie parole, custodisci i miei precetti e vivrai.
è parola del Signore. Il Signore ha parlato, custodisci quanto il Signore ti ha detto e la tua vita si rinnoverà, tu vivrai. E adesso consentite agli angeli santi di penetrare nel cuore e di accumulare fuori tutto ciò che c'è di brutto dentro il cuore. Consentite agli angeli santi di cacciare gli animali nocivi e di depositare fuori tutto quel male che essi hanno lasciato dentro di voi, tutti i miasmi cattivi che questi animali hanno lasciato dentro di voi, perché il Signore vuole rinnovare il vostro cuore. Lasciate fare allo Spirito. O cuore di Gesù, rendi il mio cuore simile al tuo. Tu hai detto, dammi il tuo cuore, figlio. Signore, noi ti offriamo il nostro cuore. Rendi il nostro cuore simile al tuo, perché noi apparteniamo a te, siamo membri del tuo corpo e non possiamo tenere dentro il petto un cuore inquinato. Vogliamo che il nostro cuore sia simile al tuo. Signore Gesù, purifica il mio cuore questa mattina e disponimi alla celebrazione del mistero della Trinità. Disponimi a celebrare la festa del tuo cuore. Rendimi il cuore nuovo, oh Signore, rinnova la mia vita, rinnova la mia esistenza terrena, fa che io mi trovi un altro, cambia il mio cuore, oh Signore, cambia la mia sorte, oh Signore, dammi il cuore nuovo, oh Signore, alleluia. Oh Maria, Madre nostra, creatura che avevi il cuore nuovo, il cuore somigliante a quello del tuo figlio, noi celebriamo la tua festa oggi. Vogliamo invocare il tuo nome, o Maria. Vieni qui in mezzo a noi, o Santa Maria, e aiutaci a rinnovare il cuore nella forza dello Spirito Santo. Salve, o Madre Santa, tu hai dato la luce al Re che governa il cielo e la terra per i secoli d'eterno. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano. Rinnovi il nostro cuore e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore dice, per tutta la celebrazione della Messa, tenete aperte le porte del cuore, perché io verrò a visitarvi, manderò i miei angeli dentro il vostro cuore. Per tutta la celebrazione della Messa, tenete aperte le porte del cuore, perché io voglio entrarvi, manderò i miei angeli e si faranno quello che debbono fare. Con i vostri animali selvatici rimarrete con i cardi e le spine, rimanete con le vostre sozzure. Queste parole dice il Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù diceva alla folla mentre insegnava: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove
e ostentano di fare lunghe preghiere. Essi riceveranno una condanna più grave. E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro, e tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato il loro superfluo. Essa invece nella sua povertà vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. La liturgia c'è sempre di grande insegnamento, e basterebbe nutrirci della parola della liturgia quotidiana, per avere un ricco pasto per le anime nostre, nutrirci della parola di Dio che viene attualizzata dalla liturgia del giorno, perché la liturgia del giorno è la parola indicata da Dio. Non abbiamo bisogno di indicazioni bibliche, di indicazioni profetiche. La prima profezia, la prima indicazione biblica ce l'offre la liturgia del giorno. Quella è la parola di Dio per quel giorno, la parola che illumina e che salva. Nella prima lettura l'Apostolo esorta Timoteo a parlare, a gridare, a tempo opportuno e a tempo non opportuno. Non badare tanto all'opportunità o non opportunità, ma quando c'è da dire la parola dirla, anche a costo di essere importuno, di esagerare, di dire cose che possono ferire, perché la verità è innanzitutto la verità che illumina e che salva. Troppi maestri ci sono. Troppi maestri che si mimetizzano, che sono come gli scribi e i farisei del Vangelo di oggi, e fanno deviare dalla retta strada, mentre l'unico maestro è il Signore, l'unica parola è quella che dice il Signore. E l'obbligo nostro è quello di dire la parola del Signore, di darla a tutti, perché nella parola del Signore è la vita, e noi sacerdoti saremo giudicati su questo, se abbiamo annunciato la parola della salvezza.
se abbiamo parlato a nome di Lui, perché ogni sacerdote è profeta, e guai al profeta che chiude la bocca. Signore, io ti chiedo per me di avere sempre la bocca aperta, di avere soprattutto l'orecchio aperto per ascoltare, il cuore aperto per ricevere e la bocca per dire quello che ho ricevuto e quello che ho sentito nel tuo nome. Signore, questa mattina tu ci hai presentato un quadro, il quadro di quella povera donna su cui si posa il tuo sguardo. Passavano tutti davanti a te. Quanta gente, ogni categoria di persone, ma in un momento tu trasalisti di gioia, vedesti una povera donna, un'umile donna. Tu nell'umiltà vedi te stessa allo specchio, perché tu sei l'umile. Padre, tu sei umiltà. Figlio, tu sei umiltà. Spirito Santo, tu sei umiltà. Padre, tu sei ricchezza e sei povertà. Sei ricchezza divina, ma sei povertà perché ti doni completamente a noi nel Figlio. O Gesù, tu sei la ricchezza, in ti abita la ricchezza, come dice la Scrittura, della divinità e della umanità, e tu sei il più povero tra i figli degli uomini, perché hai donato tutto. O Spirito Santo, tu sei la ricchezza somma, tu sei l'amore, tu sei il dono, tu sei tutto il bene, e tu sei povero, perché hai donato tutto. Ti doni tutto, in Cristo Gesù ti dona al Padre, ti dona agli uomini. O Gesù, quando tu vedesti quella donna, trasalisti di gioia, vedesti un'immagine tua, quella donna che aveva uno spicciolo, un quadrante, non aveva altro, e tutto quello che aveva lo dona a te, al tuo tempo. Per il tuo culto, tu guardando i discepoli dicevi: guardate quella donna su cui si è posato il mio sguardo. Ne sono passati tanti, ma il mio sguardo non si è posato su nessuno. Il mio cuore non si è compiaciuto di nessuno, ma il mio sguardo si è posato su questa donna. Il mio cuore è sussultato di gioia per questa creatura che non ha niente, gli ha dato tutto, ha dato tutto. O Gesù, questa mattina tu vuoi farci riflettere su questo dono di tutto. Celebriamo domani la festa della Trinità, la festa meravigliosa in cui noi siamo stati battezzati, tuffati. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Ci siamo tuffati nella Trinità per vivere della Trinità, ma la Trinità è il dono, dono di amore. Il Padre che dona l'amore nel Figlio, questa è la Trinità, è puro dono di amore. Le tre persone si donano e sono in comunione le une alle altre, e in questa comunione la gioia e la vita. Perché l'amore, cioè il donarsi, è la vita. Tu un giorno dicesti, o Gesù, trasalendo di gioia nello Spirito Santo,
Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi di questo mondo, ai sapienti, e le hai rivelate ai piccoli. Perché così è piaciuto a te. Nessuno conosce il mistero della salvezza, il mistero trinitario, il mistero di Dio. Nessuno ha la conoscenza del Padre e del Figlio. Soltanto il Padre conosce il Figlio e il Figlio conosce il Padre. Ma ti ringrazio, Padre, perché questa conoscenza che è vita tu l'hai data ai piccoli, perché così è piaciuto, l'hai data agli umili. Ecco, Dio comunica la conoscenza dei grandi misteri e arricchisce di questa conoscenza gli umili, i poveri, come questa donna del Vangelo, come tutti i poveri della terra. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i poveri, gli umili, quelli che non contano, perché di questi si compiace il Signore, e adesso il Signore rivela il mistero del regno, il mistero trinitario, dalla grande conoscenza di Dio, la conoscenza in cui c'è la vita. Per conoscere Dio non bisogna guardare nei libri, ma guardare nel libro del cuore. Non è nei libri che noi apprendiamo la conoscenza di Dio. Possiamo conoscere le vie, le indicazioni, ma è Dio che prende l'uomo e dà all'uomo la conoscenza di se stesso, la conoscenza che dà la vita. E siccome conoscere Dio è vita, chi non conosce Dio è morto. Questo Padre è la vita eterna, che conoscono te e colui che hai mandato, Cristo Gesù. E la via della conoscenza è la via del cuore. O Padre, ti ringrazio perché hai nascosto queste cose agli intelligenti, ai sapienti. Essi hanno cercato di conoscerti, ma non ci sono riusciti, perché un'altra è la via di conoscenza. La conoscenza del mistero passa attraverso l'intuizione, che è proprio del cuore. Perché l'intelligenza raziocinia cerca, attinge la verità, ma non può penetrare nella verità. La vede, la contempla, ma non può penetrare nella verità. L'intuizione della verità si ha nel cuore. Quello del cuore è la via della conoscenza profonda, della intuizione, della penetrazione del mistero. E tu ti riveli attraverso il cuore. È lo spirito che viene ricevuto nel cuore, ed è lo spirito che ci porta la conoscenza della verità tutta intera, la verità che ci dà la vita. Chiediamo a te questa mattina, Spirito Santo, di scendere dentro il nostro cuore e di darci l'intelligenza del cuore. Aprici ancora una volta, Signore Gesù, la intelligenza interiore, l'intelligenza del cuore, perché possiamo intendere le scritture, la parola rivelata, perché questa parola rivelata penetra in noi e tolga il velo del mistero, e noi possiamo gustare nella semplicità il mistero che dà la vita. E allora, fratelli e sorelle, noi siamo entrati già questa sera, c'era questa sera ma già oggi, nella festa della Trinità. E il dono più grande della nostra santa religione. Fratelli e sorelle, il nostro Dio non è una divinità evanescente,
Non è il grande architetto, Dio, non è il grande tutto, non è la grande energia, sono idee, queste, umane, sono rappresentazioni umane che restano sempre ai margini della verità, sono il riflesso della verità, ma non sono la verità su Dio. Dio è persona il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dio uno è un Dio personale, una sola natura divina in tre persone, la natura divina che sussiste in tre persone. Queste tre persone sono Dio, è un Dio personale il nostro. E non c'è bisogno di grandi recuperazioni per entrare nella conoscenza della Trinità, la conoscenza salvifica, la conoscenza nozionale, la conoscenza, diciamo, umana. Certamente esige una lunga elaborazione. I grandi trattati sulle Trinità dei grandi padri hanno costato tanto e tanta fatica. I concili che hanno trattato della Trinità sono concili sofferti, ma la conoscenza della Trinità è un dono di Dio, ed è questa conoscenza intima della Trinità che ci salva, non è la conoscenza nozionale, che pure è necessaria, perché è la base della conoscenza intima, mistica e profonda. Chiediamo al Signore la rivelazione di se stesso, ma mettiamoci nella semplicità del cuore. Dio è amore, è un atto di amore, è un atto sempre in atto. Questo è Dio, è l'essere semplice, è la semplicità. Tutto è complicato fuori di Dio. Dio è l'essere semplice, è un atto di amore. Questo è Dio. Dio è carità. Ma questo amore è Padre, Figlio e Spirito. È il Padre che dona l'amore nel Figlio. Si svuota nel Figlio, si dona nel Figlio. È il Figlio che si svuota nell'amore e lo dona a noi. E noi viviamo per l'amore, ed è l'amore che ci riporta nel Figlio, e il Figlio ne ritorna al Padre, torna alla sorgente, e in questo uscire e ritornare è la vita. Impariamo dalla Trinità. Impariamo dalla Trinità, perché la Trinità, la conoscenza della Trinità è anche pedagogica per noi. Cioè la Trinità insegna anche a noi come vivere, perché noi siamo ad immagine della Trinità. E se realizziamo la Trinità dentro di noi, realizziamo la gioia, la vita. Ci realizzeremo, perché noi siamo fatti ad immagine della Trinità. E allora noi siamo persone uguali e distinte. Tutti noi siamo persone, non c'è confusione, però c'è donazione di persone, donazione di un dono, c'è comunione tra di noi. Noi rimaniamo, dobbiamo rimanere persone, con la dignità personale, irripetibile, con i nostri connotati. Noi siamo soggetti, ma da questo soggetto parte la comunione, parte il dono, ed è nel donarsi a vicenda, nel donarsi a Dio, nel donarsi tra di noi, che è la vita. E questo donarsi significa essere in comunione gli uni con gli altri, comunione con Dio, comunione con noi. Questo noi annunziamo, diceva Giovanni. Quello che abbiamo noi visto, toccate con le mani, quello vi annunziamo. Perché? Perché anche voi siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e il Figlio. Questa è la vita. Donarci l'amore, donarci lo Spirito Santo,
donarci l'amore gli uni gli altri, essere in comunione gli uni gli altri. Questa è la vita, questo è fare Trinità, questo è essere Trinità, questo è vivere la Trinità, perché la Trinità vive così. Tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono in comunione di amore, si donano l'amore, si ungono, il Padre unge, unge il Figlio, l'unzione dello Spirito Santo, l'unzione diffusa nei nostri cuori, e noi unti dallo Spirito ritorniamo nell'unto che è Cristo al Padre che è l'ungente. Tutto è bello, tutto è semplice, ma tutto è bello, tutto è vita. Questa è la Trinità a cui dobbiamo credere, o meglio la Trinità in cui dobbiamo vivere e respirare, noi che siamo fatti all'immagine di Dio uno e trino. O Dio triuno, ti chiediamo in questo momento, o Dio triuno, vieni dentro di noi, facci comprendere che noi siamo persone uguali e distinte, con la dignità personale portiamo la tua immagine, ma facci comprendere che se queste persone non sono in comunione le une alle altre, non hanno la vita, non sono Trinità, sono sfaldamento. La vita è della comunione. O Spirito Santo, datti l'intelligenza dell'amore, mettici in comunione gli uni con gli altri e facci vivere trinitariamente, facci respirare questo Dio triuno. Amen. Voi tutti che cercate l'autonomia, sappiate che l'autonomia è la via della morte. La via della vita si chiama comunione. Fate concordia tra di voi, accordatevi tra di voi, vivete insieme, pensate insieme, progettate insieme, operate insieme, nella concordia, nell'amore, nella pace, e allora vivrete. Non cercate l'autonomia, è la via della morte, cercate la comunione, è la via della vita. Amen.